Buonasera a tutti, buonasera. Allora, è un momento un po' strano, particolare, vi chiedete ma perché non ha fatto la diretta? Perché è la prima volta, quindi ho paura di toppare, soprattutto di intrecciarmi. Allora, è arrivato questo pacchetto, dovete sapere che io in questi giorni mi sono andata a pazzagioia, ho ordinato un po' di cosine. Questo l'avevo prenotato al free. Però, siccome sono stata svampita, voi lo sapete, tirata di qua, tirata di là, non ci ho capito una mazza, ho perso l'orientamento, se non c'avevo Lorena non riuscivo a fare niente. E questo libro non l'ho portato a casa, ho detto ripasso il banchetto, poi non sono ripassata, ma non per essere così, insomma, sfacciata. Comunque sono contenta di averlo ora, perché allora dovete sapere che è un libro che io ho già recensito, che mi è stato offerto direttamente all'autrice e che però ho voluto a casa mia, essendo una dilogia e avendo già il primo volume a casa. Allora, lo so che avete un sacco di curiosità, non per la privacy, non vi faccio avere l'indirizzo dell'autrice. Eccolo qua, io l'ho aperto ovviamente. Dunque, primo indizio. Smaltino, che non avete visto il nome. Poi c'è un altro regalino, eccolo qui, ma qui adesso già lo riconoscete, Calamita, eccolo qua, Sorrow and Absolution, Drake Sullivan, ragazzi, Drake Sullivan, Teresa Greco, eccolo qua. Dunque, quindi ora abbiamo Drake Sullivan dal vivo. Sorrow and Absolution. Allora, Teresa Greco non si risparmia mai. E io l'adoro per questo. Allora, vediamo. Devo ancora. Non ho letta la dedica. Eccola qua. E segna libro. Io adesso lo vedo dal vivo con voi, sono sincera, non sapevo che mi avesse messo tra i ringraziamenti e ve lo voglio leggere. Allora, sono senza occhiali, sono diventata una vecchia proprio. Un ringraziamento a parte per Maika, che riesce a cogliere gran parte di ciò che voglio trasmettere con le mie storie. Le sue recensioni mi fanno capire che forse mi sto muovendo nella direzione giusta. Io non so che dire a Teresa, veramente ho fatto due lacrime, veramente perché non me l'aspettavo. Lei sa quanto io la stimi, e adesso ve ne darò prova. Intanto andiamo a prendere il primo volume. Questa è la mia libreria. Qualcosa ho dovuto lasciare a casa della mamma. Sotto c'è i classici, in doppia fila, ecco. Ho anche il boccaccio. Vabbè, non divaghiamo, andiamo direttamente a questo reparto Teresa Greco. Vabbè, vicino, guardate un po' chi c'è. Il mio Will e Beth, va bene. Non posso dire, ma questo è il mio, è la mia fila preferita. Allora, dunque, eccolo qua. Flashes and Sorrow. Teresa Greco, eccolo qua. Quindi adesso Drake Sullivan, il secondo volume, eccolo qua, vicini nella mia libreria. Allora, che vi volevo dire? Allora, niente, questa è la dilogia, come vi dicevo. Vabbè, Teresa Greco la conoscete, no? Non penso che ci sia ancora dei dubbi, comunque la trovate sui social. Sia al suo gruppino chiuso, alla sua pagina, al suo profilo privato e niente, eccolo qua la trilogia degli scacchi, che poi è stata rifatta con è stata ripubblicata con la Queen Edizioni. Però scusate, ma io adesso ho il mio Drake Sullivan e stasera me lo sfoglierò un attimino, così, giusto per è favoloso, non vi dico nient'altro.
Se volete, su www.maikamedici.com c'è la recensione di entrambi i volumi. E niente, io vi saluto qui. Tra qualche giorno arriverà, vi ho detto, altri volumi. Domani vi parlerò di un libricino che sta lì vicino, guardate, eccolo là. E niente, ci vediamo domani. Domani ci vediamo, adesso stasera abbiamo parlato solo dei libri, domani vedrete il mio faccione. Buona serata a tutti.